la memoria di Giovanni Falcone e degli altri eroi civici trucidati dalla mafia a Capaci 21 anni fa. Così su Twitter il presidente della Regione Lombardia e leader del Carroccio Roberto Maroni ricorda l'anniversario dell'attentato in cui perse la vita il giudice Falcone insieme alla moglie e alla scorta. E proprio oggi l'Università degli Studi dell'Insubria ha organizzato un dibattito per parlare delle nuove forme di criminalità organizzata in Italia e all'estero. Ai nostri microfoni il sindaco di Varese Attilio Fontana e il consigliere regionale lombardo Fabio Rizzi. Eccoli. Sindaco Fontana, oggi qui all'Università dell'Insubria questo convegno per presentare un libro sulle mafie, ma anche il Comune ha organizzato una celebrazione per ricordare Falcone. Per ricordare la drammatica fine di Giovanni Falcone e fra due mesi quella di Paolo Borsellino. Sono due momenti sicuramente importanti, mi fa molto piacere soprattutto che a questi incontri, sia quello che si è tenuto in comune che questo presso l'università, abbiano partecipato soprattutto dei giovani, perché è a loro che bisogna spiegare una frase importante che disse Paolo Borsellino, che le mafie non si sconfiggono all'interno dei tribunali e delle aule di giustizia, ma si sconfiggono nella società. È la nostra disponibilità, è la vostra, è la disponibilità dei giovani ad accettare la legalità, ad accettare il bene comune che consentiranno di togliere spazio alla mafia che rappresenta l'illegalità. Fabio Rizzi, che è il presidente della Commissione Sanità del Consiglio della Regione Lombardia, oggi questo tema molto delicato sulle mafie, si può dire che bisogna tenere gli occhi aperti per questo fenomeno anche nel suo settore? Assolutamente sì, infatti l'occasione della presentazione di questo libro è stata per portare i saluti del presidente Maroni, che è un uomo che fuori discussione ha combattuto veramente le mafie e mi ha mandato a dire a questo convegno che l'attenzione va sempre tenuta alta e soprattutto ricordare che il nuovo corso di Regione Lombardia è figlio di un'infiltrazione ndranghetista avvenuta in Regione Lombardia proprio nel mondo imprenditoriale, nel mondo degli appalti e nel mondo anche sanitario, per cui è fondamentale che l'attenzione sia tenuta alta, perché la mafia non è un fenomeno lontano, è un fenomeno che sempre più si affaccia in Regione Lombardia e è nostro dovere fare barriera assoluta affinché questo malcostume rimanga fuori dalla porta della nostra regione. E fondamentalmente saranno le nomine dei direttori generali, gli appalti assolutamente trasparenti, il concetto dell'appalto a chilometro zero che andremo ad introdurre in sanità e non solo per quanto riguarda Regione Lombardia, credo che sia veramente la prima garanzia di lasciare fuori dalla porta questo malaffare.